Ciao a tutti, due paroline sulla finanziaria e perché no anche sullo spread, non si può non parlare di quello. C'è stato secondo me un errore commesso, non so se da Savona oppure da tutto il governo. Io ho visto Savona porta a porta e lì ha detto una cosa che è stata ripresa da tutti i mezzi di informazione, che se lo spread sale oltre i 400 punti, allora è possibile una revisione della finanziaria. A me questo ricorda un po' quello che dicevo sulla Siria delle armi chimiche, che quando l'Occidente dice se ci sarà un altro attacco con armi chimiche, noi dovremo fare giustizia e quindi attaccare ancora l'esercito siriano. E questo, dicevo, è un invito per i ribelli a fare un attacco con armi chimiche. E qui la situazione è abbastanza analoga. Io vedo che, non volontariamente, però io vedo questo come un grande errore, il fatto di dire se lo spread arriva a 400, allora possiamo rivedere alcune cose. È chiaro, è un invito affinché lo spread arrivi a 400. Io sono abbastanza convinto che lo spread supererà i 400 punti, non perché lo spread sia guidato esclusivamente da interessi economici degli investitori, ma perché sicuramente ci sono anche altri interessi, altri grossi investitori che non vogliono che l'Italia diventi un esempio anche per altri paesi, che possono essere la Grecia o qualsiasi altro paese, per difendere i lavoratori. Chiaramente, più il lavoratore è povero, più il lavoratore è sfruttabile, questo è tanto di meglio per le grandi aziende e quindi per gli investitori. Non voglio parlare di complotto, però questa, diciamo, è logica secondo me. Abbiamo interessi diversi e quindi ognuno porta avanti i suoi interessi anche in questi modi, non c'è niente di criminale, ecco. È tutto consentito dalla legge, quindi è così. Più interessante è parlare di cosa succederà quando lo spread supererà i 400 punti, perché adesso sia Di Maio che Salvini dicono noi resisteremo, noi andremo avanti. E va benissimo per il loro elettorato, perché sono visti come i difensori delle classi più deboli. Per inciso, anch'io sono d'accordo, nel senso che si può criticare il reddito di cittadinanza per la sua efficacia nel trovare lavoro. Alcuni dicono non bisognerebbe dare il reddito di cittadinanza, ma il lavoro di cittadinanza, giustissimo. C'è il problema effettivamente di come trovare questo lavoro. Ecco, può essere che il reddito di cittadinanza non sia la misura più efficiente, però non ho sentito nemmeno altre idee più convincenti. E questo reddito di cittadinanza, ecco, può essere che non risolva tutti i problemi, però è una cosa che bisogna fare, non puoi lasciare la gente a vivere sotto il livello di povertà. Bisogna alzare le pensioni minime, bisogna rivedere la Fornero e bisogna dare qualche soldo ai disoccupati. Questo lo fanno tutti i paesi, i civili. Quindi queste misure, almeno per gli elettori, devono essere fatte. Ora, può essere che sia Di Maio che Salvini vadano avanti. Mi auguro che sia così. Se uno dei due cede, e secondo me a cedere tra i due, almeno per l'impressione che mi sono fatto io, sarebbe Di Maio quello che potrebbe cedere, chiaramente chi invece continua a fare la linea dura e pura, ne guadagnerebbe molto in termini elettorali, perché sono due partiti al governo. Se fosse un partito unico, disattendendo le promesse elettorali, perderebbe. Così, essendone due al governo, pure se il governo nel suo complesso cede, arretra, se una delle due componenti del governo continua a fare la voce grossa e ad accusare un po', a fare cadere sull'altra parte la colpa di questo arretramento, chiaramente ne guadagni in termini elettorali. Io penso che sarà questo il gioco di Salvini,
che dirà no, no, andiamo avanti, oppure dirà vabbè, purtroppo siamo in due governo, il Movimento 5 Stelle ha voluto arretrare sul reddito di cittadinanza, magari, e pazienza, tra l'altro il reddito di cittadinanza non è neanche una delle promesse elettorali della Lega, quindi cosa succederebbe in questo caso? Beh, la Lega, secondo me, assorbirebbe ancora di più gli elettori del Movimento 5 Stelle, quindi ne avrebbe un vantaggio enorme, perché continua a rispettare gli impegni elettorali con i suoi elettori e anche con il fare questa linea dura e pura, questo scontro o voce grossa con l'Europa, secondo me assorbirebbe anche qualche elettore del Movimento 5 Stelle. Immagino andrà così, nel senso che Di Maio lo vedo molto più flessibile e quindi potrebbe farsi, secondo me, convincere. D'altro canto, Di Maio è molto bravo retoricamente, e anche molti elettori del Movimento 5 Stelle, come quelli di tutti i partiti, sono anche tanto tifosi, quindi magari non guardano tanto alla sostanza, ma guardano al personaggio e quindi sono fan di Di Maio, e probabilmente potrebbero anche perdonargli questa cosa. Di Maio è molto abile, dicevo, e quindi potrebbe anche riuscire a rigirare la questione in termini che il suo elettorato può digerire. L'altra opzione, chiaramente, è che il governo compatto vada avanti. E in quel caso, io prevedo, sì, lo spread andrà ancora più giù, cioè andrà ancora più su, nel senso la situazione andrà sempre, peggio dal punto di vista dello spread per l'Italia. E questo porterebbe chiaramente uno scontro con l'Europa. Però io credo che anche questo verrebbe assorbito in alcuni mesi, perché non conviene all'Europa. L'Europa si farebbe odiare ancora di più, e con le elezioni europee il prossimo anno, ecco, sarebbe secondo me davvero un brutto colpo per i partiti che adesso sono al potere in Europa. Ecco, questo è quanto. Non entro nelle percentuali. L'unica cosa che posso dire è, ecco, che se la critica a questa manovra è dovuta al fatto che ci sono pochi investimenti, attenzione, se io fossi al governo, una cosa che direi è: va bene, allora facciamone di più. Facciamone di più, quindi ancora più debito per fare investimenti, ma mi farei chiaramente consigliare, magari un po' provocatoriamente, dal Fondo Monetario Internazionale, dalla Banca Centrale Europea, da chiunque critica, direi: va bene, allora aiutatemi voi a determinare quali sono gli investimenti che voi ritenete sicuri, e farei debito su questi investimenti. Loro li ritengono sicuri, quindi non dovrebbero in teoria preoccuparsi se si sfora il debito per questi investimenti, che dopo renderanno molto di più. Questo è quanto. Non lo so come andrà a finire. Se dovessi scommettere, io scommetterei che se lo spread andrà senz'altro sopra i 400 punti, Salvini continuerà a fare la linea dura, andiamo avanti. Di Maio cederà, il Movimento 5 Stelle cederà. Ma chi vivrà, vedrà, e speriamo che Dio ce la mandi buona. Ciao ciao.